Amava un uomo e lo ha perso. Non è un tema nuovo nella letteratura, ma sembra essere comunque uno dei preferiti. Facciamo un esempio. Qual è il contributo di Alfred Tennyson in proposito? Anche se i suoi lavori sono un po' sorpassati oggigiorno, vorrei che consideraste la sua esplorazione di questo tema. Sembra essere... Sì. Serve un passaggio in ufficio? No, grazie. Sto andando solo in biblioteca. Come stai? Bene. Tu? Così. Meglio. Ti ringrazio tanto per i fiori. Sei stato carino. Senti, Sloane sta perdendo la pazienza. Hai avuto un mese di aspettativa, sei fuori da tre. Ho parlato con Sloane. Evidentemente non è rimasto soddisfatto. Lo so che ti hanno mandato a prendermi, mi dispiace. Ancora non posso. L'FTL ha finito di costruire il congegno di Mueller e Sloane lo vuole. Non hanno bisogno di me per questo. Secondo loro sì. Fagli chiamare Quintero. Quintero è morto. Abbiamo avuto la conferma giovedì. Sid. Hanno bisogno che tu sia attiva. E se non si fidano di qualcuno che c'è dentro fino al collo quanto te, risolvono il problema. Mi dispiace veramente. Ti saluto. Sid. Pronto? Francie, ciao. Ciao, vuoi sentire una giornata da schifo, eh? Mi chiami sul cellulare, la suoneria fa i capricci. Ti sento a malapena, sì. Anch'io, richiamami subito. Ok. Come on.
Papà! Adesso! Tu hai una pistola! Pronto? Funziona, dopo ti richiamo io. Ho dovuto provare un paio di volte, va bene, richiamami tu. Ho passato una giornata. Oh, beh, anch'io. Reggiti. Papà, che vuoi fare? Dovrebbero essercene altri. Allaccia la cintura. Dovrei accettare che stasera ci saranno molte cose che non capirai. Quello che devi capire bene, però, è che ormai non si fidano più di te. Se non farai come ti dico, ti uccideranno. Lavoro per l'SD6. Sì, come te. La Jennings Aerospace è una copertura. Partirai stasera. È un volo per la Francia con una coincidenza in Svizzera. Sarai segnalata alla dogana, perciò ecco dei documenti nuovi. Credevo vendessi ricambi per aerei. Non vendo ricambi per aerei, non ne ho mai venduti in vita mia. Quell'auto ti condurrà all'aeroporto, io devo rientrare o se ne accorgeranno. Ma chi sei tu? Sali su quella macchina, hai solo 2 minuti, poi se ne vanno con o senza di te. Non c'è più tempo per non fidarti di me. Non sai con chi hai a che fare. Allora dimmelo. Con chi diavolo ho a che fare? Un gruppo di agenti si mise in proprio circa 10 anni fa. Russi, libici, cinesi, etiopi. L'alleanza dei 12. Che cosa sai di loro? Che sono nemici degli Stati Uniti, sono mercenari e pericolosi. Ne faccio parte. L'SD6 non è una sezione segreta della CIA. L'SD6 è una branca dell'alleanza. Tu stai lavorando per il nemico che credevi di combattere. È impossibile. Dimmi perché non sei mai stata a Langley, allora. Ti hanno mentito. Loro hanno mentito a tutti gli agenti di livello inferiore. Non capisci che sto cercando di aiutarti? Così mi stai dicendo che lavoro per il nemico. E che sei tu il nemico. Questa è la tua ultima chance. Devi andare. Adesso ti comporti come un padre. Con quale coraggio? Se vuoi aiutarmi, sta lontano da me.